Per questo giornale voglio parlare un pochino di Firenze, dell'edificio in generale in galliano e come è cambiata un pochettino quando prima arrivato. Allora, per cominciare, Firenze era una buona e anche una città bellissima. È giusto come le persone descrivono la bellezza di Firenze, la cultura, il cibo, tutto. Pappardelle con il suo di cinghiale, bistecca, tutte le altre cose, le statue, i piazzi, il Duomo, tutte le cose, bellissima, bellissima, bellissima. Ma secondo me Firenze era un paese per tutti, c'erano tante cose in Firenze, cultura, cibo, arte, si può fare qualsiasi cosa in Firenze, ma in altre città in Italia è diverso, perché in Bologna se vuoi mangiare troppo troppo bene vai a Bologna, se vuoi vedere la magia d'Italia e una cosa spettacolare della confezione italiana vai a Venezia. Firenze era un po' di questo, un po' di quello, è fatto buono in questo senso, perché si può fare che vuoi, è come abbiamo parlato in classe. Comunque, per Galliano, lo so che è molto diverso di quando sono primo arrivato, perché adesso lo so tanti altri ragazzi, ma è molto più facile a parlare in inglese con loro, perché dopo 2 settimane è più facile parlare italiano in generale, ma più energia. Devo usare più energia per parlare italiano, perché sempre siamo stanchi, è colpa di noi. Lo so, ma anche voglio imparare, voglio insegnare, aiutare gli italiani. Allora, devo continuare a praticare italiano, perché lo so, dopo 2 giorni con soli americani, ho provato a parlare in italiano con alcune delle ragazze italiane e fatto un po' di cagare, è un po' difficile, un po' più difficile di prima. E anche devo continuare a parlare in italiano con gli americani, perché lo so che questa cosa, siamo qua per imparare in italiano, e se non parliamo non impariamo niente. È molto più difficile parlare italiano negli Stati Uniti, anche se abbiamo insieme. Se cominciamo adesso, quando ritorniamo, è molto più facile e possiamo parlare e flettere per gli altri amici americani. Non lo so se queste cosa hai pensato per questo giornale, ma per me questa è un'opportunità a discutere le cose di questo paese e la magia di questa città.